Benvenuti in uno dei miei soliti video, molto molto improvvisati e molto molto veloci, carissimi amici e amiche. Tengo la testa così perché ho la ricrescita qui, vedete? E ho provato a mettere quel prodotto della L'Oreal che vi ho fatto vedere, quello spray, ora ce l'ho di là, che si usa fra un intervallo e l'altro, ma non ha dato grandi effetti, quindi adesso il video lo faccio così. Allora, carissime amiche, dunque in realtà vedete come sono elegante oggi, guardate, guardate. Guardate, guardate che eleganza, guardate. Allora, guardate, vedete, vedete. Allora, perché ho fatto un video sul déjà vu poco fa, ho registrato. E quindi mi sono messa questo maglioncino. Io non butto mai nulla, nel senso che ho tanta roba, ma perché la metto 1 o 2 volte all'anno? Alcuni anni poi salto praticamente, salto di mettere quella roba lì. Perché io guardo sempre le ispirazioni, come avete visto su Grazia, anche su altri giornali di moda. Quindi io la guardo, la moda, la fashion, la guardo. E poi ogni anno tiro fuori dai miei armadi le cosine che potrebbero andare bene, le lavo e le metto lì da parte, pronte a essere indossate. Questo qui l'ho preso da Zalando e sarà un 2-3 anni fa, vedete? Qui si vede la pancetta, faccio vedere da qua. Vedete, si può mettere anche da questa parte qui. È double face, è un double face che si può mettere anche da questa parte, guardate com'è bello. Solo che ecco, è un maglione da mettere il dorato così. Poi guardate, in cam non rende, col cellulare non rende, perché davvero è molto più davvero, è molto più luminoso. Ecco. Allora, quindi stavo dicendo. Quindi oggi, dopo aver registrato quel video di déjà vu, sul déjà vu che poi pubblicherò sul canale principale, perché mi hanno detto: ma ci hai abbandonato a noi del canale principale, Patti Lanzi, stai sempre a fare video sugli altri canali. Allora, sul canale di ASMR ne faccio pochissimi, anche lì mi dicono fanne di più, ma io purtroppo non ho il tempo di fare continuamente video dalla mattina alla sera. Ne sto facendo di più su questo perché in questo periodo mi sono più congeniali. Poi guardate. Per preparare un video sul déjà vu, sapete quanto tempo ci vuole? Guardate, io era già da un po' che leggevo materiali sul déjà vu, a me è capitato il déjà vu, infatti ne ho parlato anche nel video di una mia esperienza, solo che l'ho fatta un po' più tragica di come è avvenuta, nel senso che io sono stata avvertita con un tipo particolare di déjà vu che mi stava per accadere qualcosa, ecco, di dispiacevole. E io ho detto che poi non l'ho affrontato come si deve, invece l'ho affrontato come si deve, solo che quel déjà vu lì avrei voluto non averlo, ecco, però non sempre il déjà vu preannuncia qualcosa di molto positivo, molto negativo che ci accade. A me è successo così, cioè mi ha preannunciato qualcosa di, insomma, di molto brutto che ha condizionato per un po' la mia vita, ancora non l'ho superato. Però diciamo che mi sono preparata, ho preso forza da quel déjà vu che è accaduto in un luogo particolare. Ecco, quindi ho preso forza, quindi sono stata lì, insomma, carica di forza, cioè nonostante la batosta è stata forte, però se non avessi avuto il déjà vu non lo so come sarebbe andata a finire, poteva finire veramente male, ma proprio dico male, non posso fornire ulteriori dettagli, purtroppo. Su questa mia esperienza, appena possibile, anche negli anni a venire, finalmente, quando potrò parlare liberamente, racconterò anche questo. Allora, quindi stavo dicendo, ecco, posso saltare di palo in frasca come voglio. Ecco perché col déjà vu, pur conoscendo l'argomento, io avevo sotto il copione, chiamiamolo così, che mi è stato criticato delle volte, cioè avevo sotto, perché io da vicino neanche vedo, quindi ogni tanto mettevo gli occhiali, a volte non li mettevo, delle lettere grosse scritte così, quindi guardo quelle e parlo, se no io salto di palo in frasca se non ho sotto una scaletta, lo vedete come sono. E quindi, cosa vuole? Ecco, quindi essendomi truccata, pettinata, eccetera, stile orientale, ecco, vedete anche con questi orecchini, ho detto: beh, allora faccio un video per gli amici, amiche di Confidenze sul web. Siamo arrivati a 1050 iscritti con questi video fatti alla buona. Dicevo, per preparare un video sul déjà vu ci sono voluti almeno 7, 8, 10 pomeriggi, è la verità, in cui io guardavo i materiali che più mi ispiravano. Poi ho fatto una sintesi di questi materiali e ne ho letti tantissimi, quindi poi ho fatto una sintesi, nel senso che non ho preso una fonte e basta. Ho preso un po' da una parte, un po' dall'altra, un po' dall'altra, perché non so neanche elencare tutte le fonti, perché saranno state due righe da una parte, due dall'altra, due dall'altra, due dall'altra, quello che più mi convinceva, quello che più si rifaceva anche alla mia esperienza, perché ne ho avuti di déjà vu, non soltanto un déjà vu tragico che ha, insomma, che mi ha preannunciato una cosa molto brutta, ma anche
a parte quello, ne ho avuti anche altri più piacevoli, va bene. Quindi 7-8 pomeriggi nel documentarmi, poi ho fatto la mia scelta, poi l'ho messa lì per iscritto e poi il video l'ho fatto tutta una tirata perché adesso sono diventata brava, insomma, però all'inizio a volte ne registravo due versioni all'inizio perché mi impappinavo, adesso non mi impappino più. Vabbè, quindi penso che lo caricherò oggi, quindi poi guardatelo il video sul Déjà Vu. E quindi invece su questo canale, guardate, fa un freddo incredibile, un freddo incredibile, un freddo incredibile. Siamo sotto zero, di prima mattina siamo sotto zero. Infatti io esco a fare la spesa o commissioni a mezzogiorno. Ecco, a mezzogiorno. Adesso siamo già oltre mezzogiorno e devo andare. E quindi ho detto, siccome appunto devo anche buttare la spazzatura, si può dire, io faccio il differenziato, perché sono un ecologista, quindi faccio il differenziato, butto la latta e il vetro da una parte, la plastica dall'altra e la carta dall'altra. E in più anche l'indifferenziato normale, quindi devo scendere giù con tutti questi bustoni così eleganti. E quindi ho detto, siccome ho detto voglio guardare un attimo i mascara che spesso si seccano. Ci sono vari sistemi per alcuni hanno detto il tonico all'acqua di rose, altro semplicemente l'acqua minerale, addirittura frizzante per rivitalizzarli. Però in effetti quando non vanno più bene, allora io li butto via, li butto via. Poi magari lo ricompro uguale se mi sono trovata bene e se trovo quel determinato mascara. Allora, qui ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma non l'ho fatto apposta, non l'ho fatto apposta, 7 è il mio numero esoterico. Allora, e adesso voglio guardare quali buttare e quali no. Ho qui uno specchio nel quale guardarmi, una base l'ho già messa, però leggera per fare il video, e allora adesso guardiamo. Allora, questo qui, come si chiama? Decluttering, ecco, quali devo buttare e quali no. Allora, questo qui l'ho comprato da pochissimo, quindi questo non credo proprio che lo butterò, è anche molto buono della Astra, vi dico esattamente come si chiama, Tech Extension Mascara Deep Black Long Lasting, Deep Black Long Lasting. Guardate com'è bello anche il packaging, l'ho pagato pochissimo, sui 3 euro, davvero, l'ho pagato pochissimo, dai 3 ai 4 euro, ora non ricordo. Dunque, Luxurious Lent. È lussurioso, quindi allora guardate, me lo metto. Questo qui l'ho già messo in specchio da questa parte. Scusate, metto di lato nel mio lato peggiore. Guardate, nonostante lo scovolino sia molto sottile, uno pensa di beh, lo scovolino più è grosso, meglio fa. No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, perché guardate come allunga. Alla fine avrò due ciglia così quando uscirò tra poco. Allora, ecco qua. Oh. Ecco, questo qui, vedete, non ne metto ancora perché voglio provare anche gli altri. Quindi questo ancora funziona, funziona. Io a volte faccio così, guardate, per vedere se va. Sì, questo funziona, non lo butto anche perché l'ho comprato da poco, quindi. Però delle volte c'è stato un periodo in cui rompevo le balle ai negozianti perché dicevo: guardate, lo posso provare, bisogna provare solo il tester, ci mancherebbe. Però dicevo, ma lo posso provare per vedere? Arrivavo a casa delle volte, scoprivo che il mascara mi ha preso dappertutto in tutta Italia, perché io viaggiavo molto in quel periodo e spesso erano secchi. Arrivavo a casa e erano secchi, non funzionavano. E dicevo, ma come mai? Allora ero arrivata al punto che rompevo le balle ai negozianti e dicevo: posso provare non il tester, ma l'altro qui? E se vedevo che funzionava bene, ma loro stessi delle volte dicevano: come mai non va? Come mai? Come mai? E mi davano poi quello che invece praticamente segnava, perché lo provavo qui sulla mano e vedevo. Mi piace questo rossetto, sì, questo rossetto. Mi piace questo smalto. Ecco, lo trovo, guardate, per miracolo, perché l'ho messo poco fa per fare il video. Guardate, questo qui della Essie, cioè alla fine io mi trovo benissimo con questi della Essie, c'è niente da fare, guardate. C'è niente da fare, solo che non c'era un grande assortimento e lo volevo più sul rosa. Questo invece è rosso fucsia, però va bene, però va bene. Se capito a Reggio a Bologna, spero di trovare maggiori assortimenti. Guardo l'ora. Allora, dunque, quindi stavo dicendo, quello va benissimo. Poi. Allora, vediamo un pochino. Questo qui della Wycon, che è un po' che non uso, non mi ricordo neanche quando l'ho comprato. Super volume Wycon, eccolo qua. Super volume Wycon è buono, nel senso che il volume lo fa, però voglio vedere se ancora funziona. Ecco.
Sì, io guarda, mi sta allungando ancora di più. Allora uscirò con due occhi così oggi, da qui. Va bene. Entro 5 minuti il video deve finire. Il video deve finire. Ecco, sì, no, va benissimo. Comprato 2 o 3 mesi fa. A volte anche dopo un mese sono da buttare. Cioè, qui veramente io butto molto il mascara lì. Li scarico molto. Allora, questo qui ne ho due, quello di là so già che lo devo buttare, purtroppo non va più. E questo qua non lo so, questo è più nuovo, l'ho comprato 2 volte perché non lo trovavo più e l'ho ricomprato. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. No, va. Dunque è successo che praticamente il cellulare, installazione, software, non so cosa, praticamente si è interrotto da solo. Ma cavolo, ma che nervoso! Vabbè, allora quindi stavo dicendo questo che va benissimo quindi perché vedete, ecco, quindi va benissimo, non lo butto. Poi quest'altro che è il suo compagno, lo chiamo così, questo qui ho difficoltà, poi è buono. Questo me le allunga di più, questo me le allunga di più, però questo qui poi ho difficoltà quando mi strucco, perché prende molto, prende molto. Questo costa ancora meno di quest'altro, costano pochissimo. Questo costa sui 4 euro, sui 5 euro e questo qua costa sui 3 euro, sui 3 euro, quindi veramente siamo proprio molto comodo lo scovolino, questo qui molto comodo, vedete? Va ancora, io non insisto molto, se no. Poi ho gli occhi delicati, soffro anche di congiuntivite e devo dire che queste marche che vi ho fatto vedere, Astra, ma anche questa, ma anche, vabbè, Astra, Wycon, non mi viene, vedete, Essence, Astra, Wycon, Essence, non, voglio dire, anche per me che ho gli occhi chiari e soffro di congiuntivite, non mi hanno mai dato problemi, sinceramente. Poi, quindi anche quelli, questo qui penso che ormai sia andato, questo della Maybelline, perché me ne accorgo anche dal fatto che piuttosto, vedete, la scritta è andata via. Ecco, questo qui penso che lo dovrò buttare, ormai è andato. Long Sensational, no, Lash Sensational, Last Sensational. È stato buono comunque, questo è da buttare via, viene da starnutire. Durante un video non si fa comunque, io davvero su questo canale. Ah, questo scovolino è eccezionale, vedete? È curvo, questo qui è eccezionale. L'ho preso, ma neanche tanto tempo fa, sarà un 4-5 mesi fa. Non capisco perché Ah, perché delle volte anche viaggiando mi capita che il tonico si sparge nella trousse e allora praticamente. Cancella tutte le scritte, mi succede anche questo. No, questo qua è. Sono tutti ancora buoni, guardate. Vedete, guardate come mi ha tinto la mano. Ora non dico così perché non lo butto perché, vedete, è ancora buono, non lo butto via. No, è buono anche se. Anzi, vedete, ecco. Qui sì, ho già fatto vedere. Ok. Poi c'è questo qui è della Bionike che questo qua è da buttare senz'altro, che è un po' di tempo che ce l'ho, parecchio tempo. Sapete cosa faccio? Allora, cancello questo. Lo provo così perché ho già le ciglia abbastanza. Quindi fino adesso cos'è che devo buttare? Nulla? Non devo buttare nulla? Cioè, non devo buttare nulla fino adesso, eh? Vediamo un attimino questo. Vediamo un po'. Io faccio così. Qui vedete, no, questo qua è da buttare. Questo qui è da buttare perché ormai qualcosa fa. Vabbè, vediamo un attimo sugli occhi. No, ma non. Vediamo. Io me ne accorgo da qui, eh. Anzi, mettiamolo sotto e vediamo. Qualcosina ancora fa. Qualcosina ancora fa, però, secondo me. Ora, spero che non mi si spenga il cellulare. Cioè, più che spegnere, si era installato su un software installazione, era venuta su una scritta che dovevo accettare o meno, ma insomma, interrompendo il video poi, perché io pensavo che il video ci fosse ancora sotto quel lavoro lì, invece. Allora, no, ancora un po' c'è, no, però è passato tanto tempo, basta, basta. Questo lo butto, della Bionike, ma ripeto, è di almeno 2 anni fa, ecco, di almeno 2 anni fa. E poi questo qui che me l'ho dimenticata di avere, cavolo, l'ho scoperto in fondo un cassetto.
Questo qui era carino, speriamo che non sia finito. Wonderfully Rimmel London, Wonderfully Real, mascara with nylon fibres, eccetera, eccetera. Vabbè, quindi è bellissimo il packaging, che carino, che carino. Allora, questo qui mi sembra anche piuttosto nuovo, l'avrò preso un 2-3 mesi fa, ma poi non, perché mi succede delle volte, no? Che quelli nuovi li metto tutti da una parte, poi me li dimentico. Ho scoperto adesso, ad esempio, dei correttori nuovi, poi vi farò nuovi, cioè nel senso che l'ho comprati 2-3 mesi fa, però l'ho messi lì, non l'ho aperti, quindi poi magari faccio vedere in un video questi correttori. Allora, questo qui già mi sono abbastanza, come dire, mascarata. Vediamo un po' questo qua, non mi ricordo neanche lo scovolino come, ah, è di quelli sottili, però anche quelli sottili, sto facendo un misto, guardate che ciglia. Cosa sto combinando oggi? Oh, io mi diverto tanto con questo canale, mi diverto tantissimo. Ah, così poi non mi vedevate più, tra l'altro. Poi bisogna vedere se sono venuta così, sono uscita fuori dall'obiettivo. Va bene, va bene. Allora, avvicino lo specchio che ho qua, proprio bastava poco, bastava avvicinarlo. Vabbè, tanto qui come vengono i video su questo. Ecco. Ecco qui. Ecco. Allora, va alla grande, vedete? Va alla grande, va alla grande. Infatti è nuovo praticamente. L'avevo dimenticato e lo devo tenere presente. Alla fine, guardate, tutti questi mascara insieme. Io pensavo inizialmente che bisognava metterne uno e basta. Invece ho visto tante YouTuber brave, non faccio nomi, ce ne sono, che ne mettono tanti insieme. Vedete che bello mettere tanti mascara insieme. Guardate, sembra effetto ciglia finte. Va bene, io quindi sono molto contenta. Quadro gli occhi, molto molto contenta dell'effetto, vedete? Anche se guardo storta perché ancora non ho capito com'è. Va bene, quindi devo fare così. Va bene, quindi vi saluto e grazie di aver guardato anche questo video. E un bacio a tutti, a presto dalla vostra Patty.